Comune Assori, attualmente siamo a Recco presso la Manuelina e siamo con Cesare che è il proprietario. Ecco, quest'anno si è scelto la Manuelina. Cosa rappresenta per te il fattore comune? Sei felice di aver ospitato questa manifestazione? Allora, no, noi siamo contentissimi di poter ospitare il fattore comune. Quest'anno siamo qua da noi alla Manuelina, abbiamo creato questi bellissimi banchi d'assaggio dove rappresentiamo ed esponiamo delle eccellenze italiane, DOP e IGP. Chiaramente l'ospitalità è data dalla focaccia col formaggio di Recco, che ospita delle eccellenze veramente fantastiche, come lo zafferano dell'Aquila, la casciotta d'Urbino, la burrata di Andria, il consorzio dei salumi piacentini, il prosciutto di Cuneo e degli altri vini, e anche del sotto il profilo vitivinicolo delle cose veramente molto molto interessanti. Quindi siamo veramente contenti di aver fatto fattore comune anche quest'anno e di essere qua da noi da Manuelina per potervi presentare questa bellissima manifestazione che sta diventando sempre più importante e sempre più seguita. Fattore comune a Recco dalla Manuelina. Siamo col sindaco di Recco, appunto, Gandolfo. Cosa rappresenta fattore comune per il sindaco? Per noi è un fattore comune importante perché ci consente di mettere a sistema tante eccellenze del territorio italiano e proporre la nostra eccellenza locale, che è la focaccia di Recco IGP, con un confronto che avviene come di consueto nel teatro di Soli con tutti i vari produttori, e poi passiamo agli assaggi e comunque alla socializzazione un pochettino più informale fatta qui nel locale questa sera di Manuelina. Quindi una serata importante che celebra ulteriormente quella che è la nostra tipicità, la nostra grande focaccia di Recco. Ecco, domanda scontata, appunto, la focaccia col formaggio di Recco IGP, cosa rappresenta per il sindaco? Per il sindaco, più che altro per la città, perché il sindaco è pro tempore, rappresenta la città, quindi per la città è la più grande eccellenza che abbiamo, un fattore attrattivo di tante persone che vengono qui a consumare il nostro prodotto tipico e anche altre specialità, e che ci permettono di fare il sistema di quella che è l'accoglienza turistica della città di Recco e anche tutta la parte commerciale con tutte le altre tipologie di merci che noi qua vendiamo, facendo di Recco un grande centro commerciale all'aperto naturale. E però il fattore di traino ovviamente è la nostra focaccia, che invita la gente a venire qua. Ecco, per Recco la focaccia è stata un po' una rivalsa, un rinascere dopo la guerra. Sì, la guerra nel 1943, quest'anno celebriamo gli 80 anni del primo bombardamento e della distruzione totale della città con tutte le vittime civili che ci sono state, ma subito dopo la gente di Recco ha saputo rimboccarsi le maniche e ricostruire la città, farla ovviamente più moderna, perdendo quelle tipicità urbanistiche delle città liguri, ma facendo una città moderna, attiva, commerciale, vocata alla gastronomia, e in particolar modo ha saputo far crescere la vocazione di città gastronomica basandosi proprio sulla focaccia di Recco, focaccia IGP, e tante soddisfazioni poi ha saputo dare. Un po' il senso di rivalsa delle generazioni che ci hanno preceduto e che questo principio, questo concetto ci hanno trasmesso, consentendoci adesso di andare avanti, di avere un grande valore del territorio e nello stesso tempo dandoci la grande responsabilità di continuare a promuoverlo e, se possibile, farlo crescere ancora. Fattore comune Recco, siamo dalla Manuelina, però qua alla Manuelina c'è un tra virgolette intruso. Troviamo Federico Bisso da Vittorio. C'è una concorrenza sfrenata, siamo amici, colleghi, amici. Ecco, che ci fa qua Federico? Facciamo il pesto al mortaio come si faceva anticamente, quindi con l'aglio di Vessalico, due pezzettini piccoli, i pinoli italiani, eccoli qua, poi si pesta, si forma una pasta, poi si aggiungerà l'olio extravergine, il basilico DOP, un po' di sale grosso, il pecorino e il parmigiano. Niente, bisogna solo girare. Girare quanto? Si forma prima una pasta così, con l'aglio e i pinoli, vedi? Ma non serve girare tantissimo.
Quando hai questa pasta? Quindi tra i ristoratori, Recco, c'è collaborazione. C'è collaborazione, sì, giuro. Noi è un consorzio che è quello della focaccia con formaggio GP, quindi ogni volta vado io, vai te, ci telefoniamo, siamo in contatto. Ora magari non ci scambiamo le ricette, però siamo amici. Fattore comune, siamo col direttore del consorzio del prosciutto del Piemonte, crudo ovviamente. Ecco, come mai siete venuti qua a Genova? C'è qualcuno che dice, tra l'altro, che questo prosciutto è il migliore d'Italia, insomma, che avete seguito la via del sale, avete una lavorazione estremamente particolare. Sì, questo è un, diciamo che è un prosciutto del territorio, noi lo definiamo. Lo si può produrre nella provincia di Cuneo, nella provincia di Asti e in alcuni comuni della provincia di Torino. Quindi noi la definiamo una provincia grande allargata. C'è una lavorazione particolare, il taglio è al coltello. Sì, in questo caso noi siamo stati qua invitati, in questo ambito facciamo il taglio al coltello. Il prosciutto che è in affettamento è un prosciutto che ha 26 mesi di stagionatura ed è lo standard di questo prosciutto, perché non lo commercializziamo prima dei 24 mesi. Siamo con la presidente del consorzio della focaccia col formaggio di Recco, Maura Machiavello. Ecco, cosa rappresenta fattore comune per voi? Allora, fattore comune rappresenta sicuramente un momento di condivisione e di unione fra tutti i consorzi che hanno appunto in comune il fatto che la zona di produzione abbia il nome del proprio territorio. Per esempio focaccia di Recco, Recco, ok? Cosa vuol dire essere presidente di un consorzio importante? Perché piccolo, voi dite che un consorzio piccolo da fuori sembra un pochino più grosso di piccolo, ecco, però cosa rappresenta essere presidente e cosa comporta? Allora, ha comportato sicuramente un grosso impegno nella prima fase, perché la prima fase è stato un iter burocratico molto molto lungo, sì, circa 10-12 anni ci abbiamo messo per raggiungimento di un IGP. Ha significato praticamente partire proprio da zero, da avere un foglio bianco dove dover scrivere tutto il metodo di produzione di quella che era la focaccia, quindi tutta la parte storica, la parte legata al territorio, il legame culturale, il legame economico, cioè tutto quello che richiedeva la comunità europea. Attualmente ovviamente il lavoro del discorso diciamo del consorzio è variato, l'IGP è stata ottenuta e adesso inizia tutta la parte che riguarda invece la promozione, di cui appunto fattore comune è parte integrante, quindi ora ci occupiamo di quello. Per il futuro? Futuro? Il futuro sempre vedo in questa direzione, cioè eventi come fattore comune, la sua derivazione che è EVOE, questo festival sempre aperto però al pubblico, questo è più chiuso, aperto alle istituzioni, aperto ai consorzi di tutela o consorzi comunque che salvaguardano i prodotti, però non è aperto al pubblico, EVOE invece è aperto al pubblico e poi sempre alla presentazione a manifestazioni a carattere istituzionale ovviamente. Passiamo col direttore del consorzio della burrata di Andrei IGP, Francesco Mennea. Ecco, cosa rappresenta per voi la burrata? La burrata è la Puglia e oggi è riconosciuta con l'indicazione geografica protetta Burrata di Andria, in onore del paese che gli ha dato i natali, appunto Andria.
dove è nata agli inizi del secolo scorso, intorno al 1930, quando a causa di una forte nevicata fu impossibile poter portare il latte dalle pendici di Castel del Monte fin giù alla città di Andria. E fu allora che il casaro andriese Lorenzo Bianchino, esperto dell'arte della manteca, cioè di conservare il burro nella pasta di scamorza, utilizzò quelle stesse tecniche e realizzò un nuovo prodotto per non sprecare il latte. Realizzò così un sacchetto fatto di pasta filata e lo riempì con gli sfilacci, cioè i residui di produzione, e la panna o crema che naturalmente affiorava dal latte. Nasce così la prima burrata di Andria. Oggi, espressione della nostra capacità di far di necessità virtù, di come i saperi, la cultura e i valori del nostro territorio arrivano non solo a risolvere un problema, ma addirittura a creare un'eccellenza. Eccellenza che non è solo gastronomica, ma soprattutto culturale, perché rappresenta oggi il nostro territorio, i nostri valori, i nostri cittadini. Prima si è parlato, diciamo, che la burrata di Andria è uno dei prodotti alimentari più copiati. Assolutamente, il Consorzio di Tutela è nato proprio per affrontare tutte le imitazioni che la burrata oggi, a cui oggi la burrata si deve opporre. Abbiamo imitazioni extraregionali, addirittura extranazionali. Ci ritroviamo con burrate catalane piuttosto che burrate realizzate in Francia, importate in Italia. E tutte queste situazioni sono in questo momento sotto l'occhio vigile del Consorzio, che sta decidendo la maniera migliore con cui agire e tutelare la vera burrata, che è la burrata di Andria. Come si riconosce la burrata di Andria? La burrata di Andria oggi ha un disciplinare di produzione che ne definisce quelle, le caratteristiche della materia prima e anche la metodologia produttiva. Per cui i produttori, per ottenere la certificazione, devono rispettare le regole del disciplinare. Le caratteristiche della materia prima in senso organolettico, ma anche sanitario, piuttosto che i parametri che riguardano grasso, proteine e la parte chimico-fisica. E la metodologia produttiva, che prevede alcuni passaggi necessariamente manuali, come lo sfilaccio, cioè la rottura della pasta filata per creare la cosiddetta stracciatella, nome che nasce proprio dallo stracciare manualmente la pasta filata, che poi andrà a costituire il ripieno della burrata. Questo passaggio per la burrata di Andria deve essere fatto necessariamente a mano e va a caratterizzare assolutamente il prodotto, perché al pari della trafilatura al bronzo della pasta di grano duro rende il prodotto unico e inconfondibile. Fattore comune, siamo qua alla Manuelina di Recco, siamo con Revello. Luigi Revello, della pasticceria Revello. Lui, ecco, precisa, Luigi Revello della pasticceria Revello, con gli originali camogliesi, sì, che abbiamo visto. Giacomo, che è stato l'inventore degli originali camogliesi al rum che abbiamo portato questa sera. È un dolce nato nel 72 a Camogli, appunto, dove un involucro di cioccolato, all'interno una crema con cacao e rum, una cosa molto banale e semplice, che però è diventata un po' una cosa che per molti ha portato dipendenza. Nel senso, è come una focaccia di Recco, allora. Diciamo che si abbinano bene, diciamo, andiamo sempre in giro assieme. E la cosa è piaciuta molto, è un dolce che a fine pasto, per chi ama i sapori forti, perché ovviamente il rum, nonostante siamo a Camogli, ce lo mettiamo realmente, e ci sta. Piace. Piace. Ecco, Ravello 1964. Esatto, l'attività l'anno prossimo fa 60 anni, esatto. Aperta da mio padre Giacomo con mia mamma Mina. E adesso siamo io, mio cugino Agostino e mio fratello Massimo, e sta entrando anche un'altra generazione, mio nipote Umberto. Quindi andiamo avanti. Però se ti piace, perché poi c'è il cacao, ti dà quel, si sposa benissimo, ti dà, non dico che